Alcune coppie sembrano così dolci che non puoi fare a meno di essere invidioso. Ma non è sempre così, perché le relazioni sono imprevedibili. Guarda ora, per esempio, un incontro divertente. Tutti scherzano e le cose vanno bene. E poi, all'improvviso, una parola sbagliata e... attenzione, questa è guerra! Non è educato litigare in pubblico, ma alcune coppie lo fanno spesso. Non sono affatto imbarazzate. Assistere a un litigio non è divertente. Lasciarli risolvere in pace è la soluzione migliore. Mettersi in mezzo non ne vale la pena. Ma guarda! Un miracolo! La coppia si è calmata come per magia. Combatti duramente per l'amore. Aspettare che una ragazza si prepari è una vera sfida. Ma non tutte le coppie litigano per questo. Alcune si basano sulla fiducia reciproca e sulla pazienza. Che bravo fidanzato! È pronto a servire la sua regina tutto il giorno. Le porterà il trucco. La guarda come un cucciolo fedele. Sembrano una regina e il suo umile servo. Il suo piede, signora! Le amiche sono un po' confuse. O forse solo invidiose. Dammi il cappotto, forza! Subito, mia signora! Le ragazze si divertiranno. Ma il ragazzo rimane a casa. Aspetterà il ritorno della sua regina. Ci sono persone che si mettono sempre in mostra. Fanno vlog e postano tutto quello che succede nella loro vita. Beh, non proprio tutto. Per esempio, questo pneumatico non è glamour. Via dall'inquadratura. E anche quel tubo piegato. Oh no, la sdraio mi ha fregato! Filmano qualsiasi situazione, anche se è la più ridicola. Beh, chi si assomiglia si piglia. Ecco perché anche alla sua ragazza piace abbellire la sua vita sui social media. Vuole creare l'immagine di una vita perfetta. Beh, prima togli il disordine sul tavolo. E ora fai in modo che la tua vita sia bella. Candele, bicchieri da vino, una scatola a forma di cuore, un piatto di frutta. Beh, è di plastica, ma nessuno se ne accorgerà. Dei bei poster sul muro. Dei fiori. Manca solo una bottiglia di vino. E un orsacchiotto sul divano. Ecco, ora va molto meglio. Puoi far partire il video? Sono appena tornata a casa e il mio ragazzo ha preparato una sorpresa. Sì, sì, il mio ragazzo ha un ragazzo. Oh, guarda un po', fiori, i miei preferiti. Ho un ragazzo così romantico. Ah, un regalo. Chissà cosa sarà. Cuffie nuove, wow! Recitare e inventare storie è un lavoro duro. Gli influencer non lasciano i telefoni nemmeno in bagno. In diretta dal bagno? Davvero insolito. E nemmeno interessante. Mostrarsi al pubblico da tutte le angolazioni è un must. Ed è comodo quando anche la tua metà è una vlogger. Ma attenzione, un'inquadratura sbagliata e si litigherà. Altre coppie si guadagnano da vivere normalmente. Ma il lavoro occupa tutto il tempo e l'attenzione. E a volte ci si ritrova in una situazione molto imbarazzante. Ops! Stessa cosa per la sua ragazza. Sempre con il telefono all'orecchio. E in mano un taccuino con una penna. A proposito, è incinta. Ma sembra che lei non lo sappia ancora. La gente cerca di darle un posto per sedersi. Che strano, non voglio la panchina. Sono solo incantati dalla sua bella pancia rotonda. Oh, ma che succede?
Le conversazioni telefoniche non si fermano nemmeno a notte fonda. Oh, scusa, dammi il caricabatterie. Ottima occasione per notare il pancione. Oh, wow, ma quando è cresciuto così? A volte vale la pena di togliere la mente dal lavoro, ragazzi. Ma è solo per un po'. È una chiamata importante dal lavoro. La gente comune va al ristorante per un pasto come si deve. Ma guarda questa coppia vegana! Il loro amore per tutti gli esseri viventi li unisce. Quindi un mucchio di verdure fresche è il miglior cibo di sempre! Il cameriere non deve nemmeno disturbare, perché hanno il loro cibo! Un tovagliolo ecologico, contenitori di insalata, e al tavolo accanto arriva l'ordine! Pollo al forno! Questa vista fa star male i vegani! Povero uccello! Ma perché questo tizio piange sul nostro cibo? Sembra che la sua cattiva dieta lo abbia reso un po' pazzo! Quando una coppia fa qualcosa insieme, li avvicina. Come i puzzle, per esempio. Puoi metterli insieme per ore. Guarda, hanno anche delle magliette con i puzzle. Oh, si sono trovati! Possono fare i puzzle tutta la notte. Beh, la pazienza di questa coppia è illimitata. Il quadro è quasi finito. Questo perché è una squadra perfetta. Vorrebbero dormire, ma hanno un altro puzzle da fare. Sì, sono come due pezzi dello stesso puzzle. Altre coppie preferiscono altri tipi di intrattenimento. A loro piace la passione sensuale. Oh. Un tango in cucina, perché no? Carino da farsi. Wow, sensuale! Questa è vera passione! Basta solo divertirsi insieme! Abbinamento perfetto! Una rispettabile famiglia di mattinieri va a letto in orario. Sono pronti a dormire. Ah, ti piacerebbe? Pensi che a tutti piaccia dormire di notte? Alcune coppie preferiscono far visita agli amici. Sorpresa! Contenti di vederci? Abbiamo portato dei regali. Non è un po' tardi per le visite? Devi fingere di essere felice e ospitale. Sono arrivati tardi. E ora si comportano come se fosse la loro cucina. Gli ospiti sono così attenti da non accorgersi che i loro amici dormono in piedi e seduti. Dato che si divertono senza di noi, forse potremmo andare a letto. Ma non credo che aiuterebbe. Una mostra di pittura è un'ottima occasione per aggiornarsi sull'arte. Socializzare, fare conversazione, godersi le buone vibrazioni. Solo fino a quando non appare una coppia di rocker. Capelli selvaggi, trucco pazzesco. Ma cosa li porta alla galleria d'arte? Forse una passione per il teatro? Pensano che tutto il mondo sia spazzatura e che loro siano delle rockstar. Il loro comportamento la dice lunga. Non si comportano molto bene. Ma almeno sono fatti della stessa pasta. Tutti intorno a loro sono scioccati, ma loro sono a loro agio. Non toccate nemmeno questi due! Sono così potenti!
con il bel tempo allenarsi è un'ottima cosa da fare. E tutti qui fuori sono certi di allenarsi correttamente. Ma questa coppia di critici non è d'accordo. Essere un allenatore di fitness volontario è divertente. Questi due chiaramente tengono molto allo sport. E vogliono spiegare a tutti come devono fare esercizio. Il problema è che non a tutti piace. Smettetela di controllarci! Questi ragazzi sono i veri maestri. Ma per qualche ragione nessuno è disposto a seguire i loro consigli. Ehi, dove andate? Ma alcune coppie non hanno hobby innocui. Questi due, per esempio, sono in stile Bonnie e Clyde. Hai bisogno di un telefono? Perché comprarlo in negozio quando puoi semplicemente prenderlo? Ecco il nostro cliente! Ehi, posso avere la sua attenzione? E mentre uno distrae l'obiettivo con una conversazione, la ragazza estrae il telefono dalla tasca. Ben fatto! Che trofeo! Tesoro, è tutto per te! Che regali insoliti! Proprio come la loro relazione! Ti è piaciuto il nostro video sui diversi tipi di coppie? Conosci qualcuno così? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo sketch sulle coppie e le relazioni di Trum Trum Select!